Ciao a tutti, io sono Valerie e bentornati in una nuova puntata di Storie da Pazzi. Prima di iniziare, come sempre, giù nell'info box trovate tutti i link ai miei social network, anche quella alla mia affiliazione Amazon, dove se comprate da là io riceverò una piccola percentuale che mi aiuterà a mantenere Instagram ed il canale. E a questo punto, senza cincischiare oltre, direi di cominciare. Chi non lo conoscesse, Storie da Pazzi è il mio format all'interno del quale parliamo di alcuni libri, fiction e non fiction, che esplorano un po' le parti oscure della mente umana. Lo faccio ovviamente non in quanto esperta, ma semplicemente in quanto appassionata per anche stimolare il dialogo con voi, più che altro perché alcune di queste storie, come quelle di cui parleremo oggi, sono effettivamente assurde. Oggi infatti parliamo di un romanzo verità, vale a dire L'avversario di Emmanuel Carrère. Come vi ho anticipato, il romanzo è un romanzo verità, vale a dire rappresenta una storia effettivamente e realmente accaduta, quella di un uomo, Jean-Claude Romand, che ha sterminato la propria famiglia a seguito di vari anni in cui l'ha riempita di bugie. Prima di soffermarmi però sulla storia di Jean-Claude Romand, che è affascinante in maniera abbastanza inquietante, vorrei un attimo soffermarmi sulla struttura di questo libro. Come vi ho detto, essendo un romanzo a verità, l'autore compare all'interno del libro e compare in prima persona. Il libro è tutto narrato in prima persona perché l'autore ha avuto dei contatti diretti ed indiretti con il diretto interessato, quindi Jean-Claude Romand. Ha attuato proprio una sorta di indagine nei confronti di Romand, ha cercato di capire quelle che fossero le sue motivazioni intrinseche ed estrinseche per compiere questo gesto, e poi ha rapportato e scritto tutto quanto in questo romanzo, che, ci tengo a dirlo, non esprime assolutamente un giudizio né in positivo né in negativo nei confronti di Romand. Anzi, a dire il vero, è narrato con generale freddezza, è proprio una sorta di indagine più che un'analisi personale di una storia di cronaca nera. E questo me l'ha fatto piacere di più. E rappresentando la vicenda per quel che è, senza giudizi o pareri personali, ovviamente il tutto è risultato più fruibile, senza che io poi dovessi togliere da tutto il romanzo quello che erano le idee personali e soggettive dell'autore. Non l'ho trovato lento, non ci sono ovviamente molti dialoghi, sono più riflessioni dell'autore e fatti che l'autore riporta, però comunque l'ho letto praticamente in una giornata. E adesso parliamo di Jean-Claude Romand. Quello che dirò non sarà spoiler, principalmente perché l'autore si limita a parlare di fatti di cronaca che tutti quanti conoscono perché la vicenda ha avuto una portata e una risonanza mediatica molto ampia. Che cosa ha fatto Jean-Claude Romand? Nel gennaio del 1993 Romand uccide sua moglie, i suoi figli ed i suoi genitori e diverse ore dopo questi omicidi, la notte, torna a casa, appicca un incendio nella sua casa e tenta il suicidio. Fortunatamente per lui sopravvive e di conseguenza vengono a galla tutte le cose che Romand aveva fatto, perché in realtà Romand non è semplicemente un assassino, fra l'altro della peggior specie perché appunto ha ucciso i suoi bambini, ma è anche un bugiardo e lo è non da poco tempo, ma da tantissimi anni. E lo fa così bene dal periodo dell'università fino ad arrivare appunto all'età adulta, tanto che nessuno lo scopre. E questo risulta essere a me assolutamente assurdo, perché non comprendo come un uomo che è apatico, è poco determinato a mostrare la sua empatia e vulnerabilità, anche semplicemente ai familiari, ottengo una fiducia così cieca da parte dei suoi familiari. Ovviamente non sto giudicando le vittime cadute nella tela di Romand, perché non sono soltanto moglie, figli e genitori, ma sono anche parenti. Ovviamente, fingendo una carriera da medico, Romand doveva prendere dei soldi e li prende, quindi truffa tutte le persone che gli stanno intorno. È una vita quindi fatta di menzogne, è una vita in cui Romand non può essere se stesso perché ha costruito un altro se stesso che equivale a un uomo completamente diverso rispetto a quello che lui è. Quindi Carrère presenta le tipiche giornate che vive l'uomo,
presenta gli espedienti che l'uomo utilizza per truffare la propria famiglia, per mantenere quel castello di bugie, e soprattutto presenta la differenza sostanziale che c'è tra il vero Romando e l'affascinante medico Romando che tutti amano e di cui tutti si fidano. Quanto devi essere intelligente tu, Jean-Claude Romand, per non farti scoprire, e contemporaneamente quanto puoi essere freddo nel mentire alle persone che ti amano e che si suppone tu a tua volta ami. Ovviamente questi sono discorsi che farebbe un normale essere umano, perché è ovvio che pur essendo intelligente, Romand ha qualche rotella fuori posto, perché alla fine finisce per uccidere moglie, figli e genitori. E le motivazioni che indaga Carrera all'interno del romanzo sono così fredde e così poco empatiche che lasciano a bocca aperta sia il lettore che lo stesso scrittore. Quindi è una storia proprio agghiacciante, una storia sconvolgente. A me pare assurdo, l'ho già detto, ma ripeto, mi pare assurdo che le persone non si siano accorte. Ma capisco perché le persone non si siano accorte e mi pare assurdo un comportamento del genere da parte di una persona che è chiaramente una persona con un gran cervello. Ovviamente le problematiche di Jean-Claude Romand non si fermano semplicemente alla volontà di nascondere la verità per far star tranquille le persone che gli stanno intorno, ma si parla anche di depressione, di ansia, di pensieri suicidi, quindi effettivamente c'è tanto poi dietro la persona e l'assassino e il bugiardo. Secondo me è un romanzo molto interessante per analizzare le parti più recondite della mente di un essere umano, che non è fiction, quindi non si tratta di un personaggio di fantasia, ma di un uomo vivo, vegeto, che ha fatto, ha compiuto dei fatti orribili e che ad oggi è ancora vivo e potrebbe, se non l'ho già fatto, rientrare in società. Fatemi sapere se avete letto L'avversario e che cosa ne pensate. Fatemi sapere soprattutto, secondo voi, com'è possibile che una persona riesca a mentire per così tanto tempo ad altre persone, perché non è l'unico caso, ce ne sono tantissimi di casi di questo genere. Quindi fatemi sapere che cosa ne pensate. Io spero che questo piccolo scorcio sull'avversario vi sia piaciuto. A me come romanzo è piaciuto moltissimo, quindi è chiaro che ve lo consiglio tanto. E niente, noi ci vediamo nel prossimo video e nella prossima puntata di Storie da pazzi. Ciao!